Devo morire perché altri devono guadagnare. È solo uno dei tanti cartelli esposti nel pomeriggio nella Marcia per l'Aria. Un lungo serpentone di persone è partito dal palazzetto di Via Alberici alla volta di Piazza Cavalli. Cambiare si può, cambiare si deve, è lo slogan della manifestazione alla quale hanno preso parte giovani e bambini per dire no all'inquinamento dell'aria e al consumo del suolo ritenuto eccessivo. Io rappresento il comitato No Biogas di Borgo Trebbia. Il progetto purtroppo è partito, siamo sempre stati contrari, sono 3 anni che abbiamo, per 3 anni abbiamo lottato per non farlo costruire, però purtroppo è stato fatto, per cui però noi comunque continuiamo a monitorarlo. L'aria pulita credo che sia un bene talmente comune per tutti i comitati, quindi noi siamo qua in prima persona. Comitato di via Arata. Noi infatti curiamo il nostro giardino con tantissima cura, facciamo parte di Piacenza Attiva. Ci teniamo a Piacenza e che l'aria non sia inquinata, che è un problema molto pesante. Ci dovrebbe essere molta più gente purtroppo, questo è il problema. Tra i progetti presi di mira quello sull'utilizzo del Carbonext alla Buzzi Unicem di Vernasca, contro il quale da mesi in appoggio ai comitati si sono schierati anche i sindaci di Castellarquato, Lugagnano e Morfasso. Uno dei progetti ai quali diciamo no, ma soprattutto dice no la Valdarda, già provata dal cementificio, quindi è quello di ulteriormente peggiorare la situazione. Quindi questo è un no secco. Ecco, come un no secco del bitumificio a Gossolengo e come del resto è un no secco a quello di mantenere in vita l'inceneritore a Piacenza.